Signor Ricchiuti, siamo al 30 dicembre 2019, domani il 31 sarà la giornata in cui si svolgerà la 52esima marcia nazionale indetta da Pax Christi per la pace a Cagliari. Sì. Perché proprio a Cagliari? Sì. Se mi permette vorrei precisare che appunto la marcia della pace nasce con Pax Christi, però poi si è allargata perché la Conferenza Episcopale Italiana CEI, attraverso l'ufficio dei problemi sociali, lavoro, la custodia ha creato giustizia e pace insieme all'Azione Cattolica, insieme alla Caritas, hanno voluto anche così formare quasi una sinfonia, una coralità di voci per dare voce appunto al progetto di pace alla luce del messaggio che il Papa il 1 gennaio 1968 manda alla Chiesa e al mondo intero nella giornata mondiale di preghiera per la pace, appunto il 1 gennaio di ogni anno. Perché abbiamo scelto, quando penso alla decisione presa in seno alla Commissione, ecco, perché Cagliari? Volevamo essere vicini a questa regione che è passata ancora alla cronaca e quindi anche all'attenzione con il comitato che propone la riconversione della fabbrica delle armi, delle bombe, della RVM, e quindi Pax Christi insieme ai focolarini ha voluto dare sostegno proprio al comitato, tra l'altro organizzatore qui di Cagliari, della Sardegna, nel Sulcis, Domus Novas, e abbiamo voluto proprio questa presenza, essere presenti qui perché per sostenere e per stare a fianco di tutta anche la Chiesa di Sardegna, che già l'anno scorso nel messaggio dei Vescovi di Sardegna del 8 di dicembre si fece voce di questo voler veramente cambiare come il sogno di Isaia, le spade in aratri e le lance in falci. Anche per noi è veramente bello stare insieme con il comitato, con tanti donne e uomini della Sardegna che davvero vogliono questa isola di pace e non luogo dove si fa armi. Benissimo, grazie. Grazie a voi.